Mormon. Chiaramente tutti i vicoli sono cambiati, chiaramente la città è cambiata e tutto il mondo è cambiato, perché il tempo va, il mondo va avanti. Però io credo che le cose importanti, fondamentali, quelle non possono cambiare mai. Fabio, celebre nel calcio scommesse, è quella di un ragazzo dei quartieri spagnoli che da sempre sogna il pallone e il Napoli. La scelta di denunciare una combina, poi dalle sue accuse nel 2010, l'inchiesta cremonese Lastbet, 120 indagati, 54 arresti. Oggi Fabio, il ragazzo dei quartieri spagnoli, è un'icona del calcio pulito. Questa è una piazza dove giocavo quando ero piccolo. Che giocava a calcetto? Sì, qui facevamo tante partite, tu pensi che qui prima c'erano due porte, qui era un mercatino. Diciamo che l'hanno rinnovata per fare una piazza per i bambini, ma adesso non è che è in buonissime condizioni, perché è stata un po' trascurata. Senti, come si vive sui quartieri spagnoli? Ma sinceramente io ho imparato tanto, sono cresciuto in fretta e amo questo posto. Amo questo posto perché questa cosa mi ha dato tanto. Qui che sono cresciuto e mi sono fortificato. Ed oggi se magari so affrontare tante situazioni lo devo soprattutto a questo posto. Da bambino qui devi essere già adulto, perché anche una partita tra gli amici devi cercare di non sbucciarti le ginocchia. Magari anche una partita tra compagni di classe si trasforma in una battaglia. Come hai iniziato a giocare? Lì a quella finestra lì dove adesso vedi chiuso c'era la suocera del nostro presidente della scuola calcio, e io qui in mezzo cercavo anche di mettermi in mostra quando mi vedeva lui, no? Era un po' come sempre una prova. E lui si chiama Antonio Chiarazzo ed aveva la Celeste, una squadra del quartiere che lui cercava con un pulmino, ci metteva 60-70 ragazzi dentro del quartiere, e tra quei 60-70 ragazzi io non è che ero il più forte, ma sono stato il più fortunato, sono stato quello che ci ha creduto e quello che è riuscito a coronare il suo sogno. Poi ti chiama il Genoa? Sì, mi chiama il Genoa, penso di aver coronato il mio sogno, ma dopo un mese dalle stelle passo alle stalle, come si dice, perché vado in ritiro, ero giovanissimo, nel 2001 avevo 15 anni, e la mattina mi sveglio, dovevo andare a scuola, cerco di levarmi il pigiama e non mi si alzavano le braccia. E cosa avevi? E niente, ho avuto un'infiammazione al sistema nervoso, ho avuto la sindrome di Guillain-Barré, praticamente un virus che mi ha attaccato al sistema nervoso. Però ringraziando Dio... Sei stato anche in coma? Sì, sono stato qualche giorno in coma, sono stato 3 mesi in ospedale, perché poi mi ha attaccato i nervi dei polmoni, che questo era un virus che attaccava i nervi, fino a prendermi i nervi dei polmoni. Senti, poi accade una cosa che ti segna notevolmente, che ti pone di fronte ad una scelta, no? Ricevi una telefonata. Sì, io dopo che sono andato via dal Genoa andai in prestito a Ravenna, dove conobbi questo direttore, che era il mio attuale direttore a Ravenna. Dopo 4-5 anni me lo ritrovo da avversario, che io giocavo nel Lumezzane, un paesino nel Bresciano. E niente, mi arriva una telefonata il 14 aprile, che è 3 giorni prima della gara con il Ravenna, e lui niente, mi chiama, io non l'avevo mai sentito prima al telefono, e mi propone 50.000 euro per accomodare la partita, mi diceva che quei soldi mi sarebbero serviti per fare altre cose. Io, come gli dicevo prima, se ci guardiamo intorno qua, penso che a ognuno di noi farebbero comodo 50.000 euro, soprattutto così, non facili. Però qui è quello che ti dicevo prima, qui ti costruisci, qui la gente pensa che se sei dei quartieri devi per forza cadere in tentazioni,
devi per forza farti corrompere. Magari a volte dire sono dei quartieri, come dire sono di un altro quartiere di Napoli un po' più a disagio, come dicevi tu prima, significherebbe scendere a compromessi, vendersi. Qui poca gente si vende e io perciò sono orgoglioso di essere parte di questa gente, parte di queste mura. Tu cosa hai risposto al... Ma io subito ho detto no, che io queste cose non le faccio. E hai denunciato? Ho dovuto denunciare perché le regole dicono che se un giorno fosse venuta fuori una cosa del genere avrei preso 2 anni di squalifica per omessa denuncia. Anche la FIFA ti ha riconosciuto? Sì, sì, con la FIFA sono in stretto contatto, c'è un buon rapporto. Sì, io sono ambasciatore FIFA nel mondo per la legalità. Tu oggi giochi nell'Avellino Calcio? Sì, oggi gioco nell'Avellino, l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato. Qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è difensore, anche se dal fisico sembra di no, ma faccio il difensore centrale. Il tuo sogno qual è? Il mio sogno è quello di costruire una scuola calcio qua e prendere tutti questi ragazzi e dargli un futuro. Oggi ho 28 anni e sembra un sogno irrealizzabile, però io ce l'ho messa tutta. Se non sono arrivato nel Napoli è perché forse non ero da Napoli.